Una grande festa per gli oltre 50.000 tifosi dell'Eintracht, anche una discreta presenza di sostenitori nerazzurri in questo pomeriggio qua a Francoforte. Hanno vinto i padroni di casa per 3-1, che si sono aggiudicati di conseguenza il trofeo, un trofeo importante qua per l'Eintracht, la Frankfurt Main Finance Cup 2014. La partita inizia bene, Inter che scende in campo con il 3-5-2, ma è l'Eintracht a farsi pericoloso nei minuti iniziali. E un colpo di testa di Lanig impegna Handanovic, siamo intorno al minuto 19. Qualche minuto dopo però l'Inter al primo affondo va in rete, una bella azione sulla sinistra, Nagatomo crossa di prima intenzione dalla laterale, arriva a chiudere sul secondo palo Ruben Botta che mette alle spalle del portiere. Siamo al minuto 24 e l'Inter è in vantaggio di un gol. Sembra una partita che l'Inter si prepara a poter gestire dopo aver trovato il gol, e invece subito la reazione veemente dei ragazzi di Mr. Schaff, che pareggiano dopo due minuti. È Piazon, l'asso brasiliano arrivato in prestito dal Chelsea, a trovare il gol del pareggio. Due minuti dopo l'assist del giapponese Inui per Piazon, il colpo vincente, e siamo sull'1-1. Trovato il pareggio, l'Eintracht non si ferma, continua ad attaccare, a sfiorare, a creare occasioni da gol, che trova al minuto 33 un pallone che entra in area di rigore dopo un'intesa tutta nipponica tra Asebe e Inui. La palla arriva sul piede del centravanti Seferovic, ex giocatore di Fiorentina, Lecce e Novara, che da buona posizione mette alle spalle di Handanovic. Niente da fare, l'Eintracht è in vantaggio e consolida ancora con Seferovic qualche minuto dopo il vantaggio, segnando il terzo gol. L'assist di Valdez, la palla che prende la traversa sulla girata di testa del giocatore maglia numero 11, sulla respinta ancora Seferovic, non ha problema alcuno a mettere in rete. Siamo sul 3-1 e su questo parziale le squadre vanno a riposo. Durante l'intervallo Mazzarri cambia 5 uomini, ma cambia anche modulo. Dal 3-5-2 si passa al 4-3-3 con D'Ambrosio e Dodò sulle laterali. Vidic e JJ a comporre la coppia centrale, ma è ancora il Eintracht Frankfurt a farsi pericoloso. Al minuto 12, ancora con il giapponese Inui che finta il cross e invece cerca di beffare Handanovic, che però è attento e mette il pallone alto. E l'Inter si fa vedere solo con questo calcio di punizione di Hernanes al minuto 18, alto, e poi un buon contenimento ma poca propensione, nessuna occasione da gol, e così si arriva al fischio finale del direttore di gara con la vittoria e il trofeo che va ai tedeschi, che battono l'Inter per 3-1. Un test sicuramente utile, perché si sono messi minuti delle gambe in più per i ragazzi, però con una brillantezza inferiore rispetto alle uscite precedenti, anche se forse questa Mazzarri l'aveva messa un po' in preventivo.